E allora apriamo un'ampia parentesi, ampio spazio dedicato alla commemorazione del 50° anniversario della nascita al cielo della Beata Madre Maria Crocifissa del Divino Amore al secolo Maria Gargani, fondatrice della Congregazione delle Suore Apostole del Sacro Cuore e prima fra tutti i figli spirituali di Padre Pio ad essere stata elevata all'onore degli altari. C'è stato un triduo in preparazione, ieri la commemorazione e ieri mattina alle 10, abbiamo anche delle immagini, si è svolta una cerimonia civile, l'intitolazione a Maria Gargani di una piazza della cosiddetta zona internazionale. Ecco, vediamo le immagini che si riferiscono alla giornata di ieri con l'arrivo del cardinale Marcello Semeraro che appunto sta salutando le varie autorità civili e militari intervenute. Vediamo queste immagini appunto che ci riportano alla giornata di ieri e c'è stata appunto a scoprire la stele di pietra locale che riporta la denominazione, sono stati il sindaco Michele Crisetti e la superiora generale delle Suore Apostole del Sacro Cuore, Madre Ortensia Yameogo, con la partecipazione istituzionale dell'ambasciatore del Burkina Faso presso la Santa Sede, il signor Regis Kevin Bakionalle e dei sindaci di Morra de Sanctis, Volturara in provincia di Foggia e Pesco Pagano in provincia di Potenza. La benedizione della lapide collocata in un'aiuola dell'ampio spazio pubblico è stata impartita dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, alla presenza anche dell'arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, del ministro provinciale dei Cappuccini e di una delegazione dei suoi confratelli. Appunto vediamo nelle immagini anche fra Francesco Di Leo, il cardinale Semeraro e padre Franco Moscone. Grande la partecipazione di tante persone che sono intervenute per questo momento importante, appunto l'intitolazione di questa piazza intitolata appunto a Madre Maria Gargani, alla Beata Madre Maria Crocifissa del Divino Amore. Subito dopo il rito, del quale appunto abbiamo visto le immagini, il nostro direttore Stefano Campanella ha intervistato il cardinale Marcello Semeraro che ha rivelato il suo personale rapporto con Padre Pio. Ascoltiamo. Eminenza, Maria Gargani è la prima di una serie di figli spirituali di Padre Pio che hanno cominciato un cammino verso l'onore degli altari. Dopo di lei altri sono diventati beati, venerabili e molti ancora sono nella fase diocesana dell'inchiesta cognizionale. Possiamo dire che Padre Pio ha creato una scuola di santità? Per alcuni aspetti sì, una scuola di santità, però io allargherei ancora di più la prospettiva e ripetendo una frase di Papa Francesco direi che la santità è contagiosa, non si è mai santi da soli, si è sempre santi insieme con qualcun altro. Il Papa lo ha sottolineato anche in un'esortazione apostolica, Gaudete et exultate, e questo noi lo constatiamo proprio anche nella vicenda della storia di Padre Pio. Attorno a lui si crea un focolaio, un focolare di santità. Vuol dire che la santità, come la vita cristiana, è un essere trascinati dall'esempio. Exempla traunt, dice un antico proverbio, cioè gli esempi trascinano quando sono autentici. Un'antica altra espressione latina diceva che la bontà, l'amore è diffusivo di se stesso. E questo nelle storie della santità. Io amo ripetere questa espressione che a mia volta ho letto da qualche altra parte, che i santi si incontrano sempre. È una cosa sorprendente nelle biografie dei santità, così come addirittura a volte, come nel caso della Beata Gargani con Padre Pio, si vanno cercando. Beata ha cercato Padre Pio, lo ha cercato anche dove lui non se l'aspettava, è andato a trovarlo dove sapeva che gli andava per altre ragioni, e la santità è sempre una relazione e un incontro che comunque nasce dall'incontro col Signore.
In più occasioni lei ha fatto riferimento al suo personale rapporto con Padre Pio. Qual è il suo rapporto con Padre Pio? Beh, Padre Pio non l'ho incontrato personalmente, anche se sono stato molto vicino a persone che lo hanno incontrato. Uno per tutti, dico al mio arcivescovo, che è mio insegnante, il Monsignor Ruppi, eccetera, che è stato anche presidente della conferenza episcopale pugliese. No, il mio incontro con Padre Pio, al di là della notorietà, eccetera, è stato per il fatto che quando fu avviato il processo diocesano per la canonizzazione, il postulatore mi chiese di fare la cosiddetta censura sugli scritti, cioè si esaminano gli scritti del servo di Dio per garantire alla Santa Sede che non c'è niente contro la fede e contro la morale, ed è un lavoro che feci un po' oneroso perché gli scritti non erano pochi, però lo feci con piacere. Che opinione si è fatto in quella circostanza di Padre Pio? Io dissi due cose, oltre al dire che non, la frase conclusiva classica, che non c'è nulla contro la fede e la morale, aggiunsi una postilla sulla base anche di tutta l'esperienza, che la santità è una vita che cresce. Anche in Padre Pio la santità è germogliata, è cresciuta, ha avuto i momenti del soffio del vento gelido che ha tentato di soffocarla, ma un po' come anche le piccole gemme che dopo l'inverno rifioriscono, è una santità che è fiorita, è cresciuta e ha dato frutti, frutti anche diremmo in questa sequela, in questo discepolato che si verifica in tante persone che anche ancora oggi si riferiscono a lui.